facevo sempre i chakra X-Fact in qualsiasi modo, coi piedi. Era il mio momento preferito. Il featuring dei vostri sogni? Cioè, un featuring fattibile, via, che vi piacerebbe realizzare. Allora, prima possiamo dire quello dei nostri sogni. Vai, quello infatti. Uno per uno, vai Filippo. Vabbè, però dopo... Un featuring con i Moderat. Porca puttana. Vai Fabio. Con James Blake, io direi. Cioè, questi sono i featuring dei sogni. Ok. Moderat, James Blake, 21 Pilots, raga, cioè se facciamo veramente un fit con uno di questi tre artisti, io il giorno dopo mi impicco. Allora non facciamo. No, ma non, che puoi fare di più? Il fit fattibile, perché noi ci stiamo pensando, perché è giusto adesso aprirsi a collaborazioni per ampliare il... Non so, la gente anche comunque li ascolta, servono a queste collaborazioni. Non so, io il mio sogno in Italia, probabilmente per un legame affettivo che ho da sempre con l'artista, sarebbe Salmo. Però è veramente infattibile, lo so. Ma dici? È infattibile? Ma è troppo grande, cioè Salmo è la storia del rap italiano. È lui che... Siamo arrivati in un momento in cui non sappiamo dove collocarci. È vero, facciamo che noi diventiamo gli intervistatori e tu l'intervistato. Va benissimo. Secondo te, noi a livello proprio di... Noi siamo a livello di discografia, quindi noi siamo un prodotto musicale. Ok. Tu dove ci collochi? Complicatissimo. Indie rock elettronico, ma anche sonorità rap, perché ti ho sentito rappare molto forte. C'è un pezzo un po' reggae, sì. c'è di tutto, quindi... È difficile. Però Salmo, a suo modo, ha esplorato molto, quindi avete in comune anche questo. E io penso che tutta la scena rap adesso italiana adesso regge tantissimo, perché quasi tutto viene da lì e c'è una sperimentazione, una anche voglia comunque, è una esigenza culturale così forte che è il mondo che in questo momento è più funzionale. Perché non è solo questione di moda, perché tanti cercano di smerdare la trap o il rap, perché lo credono facile, facilotto, tanto piace a tutti. Ma in realtà ci sono delle produzioni che sono di una difficoltà estrema. Mi viene in mente, adesso è uscito il disco di Mace. Sì, mamma è bellissimo, mia, lì è una sperimentazione che va veramente dalla trap, al trap un po' più pop, alla techno, al veramente sì, la musica... C'è tutto. C'è veramente tutto. Comunque quest'anno, sempre riferendoci a quel ricambio generazionale che c'è stato anche a X Factor era presentissima la Macete, quindi bellissimo. Comunque in collegamento con Salmo in un certo modo possiamo trovarlo. Potreste trovarlo, ma qualcuno ha anche collaborato, Casa di Lego mi pare. Ha fatto con Nitro. Mr. e Mrs. Smith? Sì, la canzone è tipo. Se no, un altro suono, cioè nel nostro... Là davanti, che ne so, potrebbe esserci Madame, potrebbe essere estremamente interessante. Madame è molto forte, anche lei è uscita con un disco, secondo me, molto bello. E anche lì c'è una commistione di vari generi diversi. C'è il pezzo con i pinguini tattici nucleari, particolarissimo. Per voi invece è un featuring fattibile che vi piacerebbe? Ci sto litigando con loro. Per me è Rancore. Rancore, sì. Anche un altro lyricista molto forte. Rancore... Sarebbe anche lui è andato a Sanremo. Sì, l'anno scorso. È stato con Norcoso, no? E quei due fatto... ti ha fatto il fit con il rappresentante di lista. Ma no, lui aveva fatto una canzone con Daniele Silvestri tempo fa. Esattamente. E Manuel Agnelli anche. È vero. C'era anche Manuel Agnelli. È stato bellissimo. Sì. Bello, gran pezzo. Che poi quel pezzo parlava tipo del ragazzo con la ADHD, qualcosa di simile, ma era Argento Vivo. Sì, Argento Vivo. Ragazzo comunque con disturbi dell'attenzione, sì. Io c'ho mio fratello che ha l'ADHD, quindi l'ho vissuto molto da vicino e bello, gran pezzo. A livello testuale Rancore è infinito. Rancore poi? Io sinceramente non ne ho idea perché un po' non conosco troppo il panorama musicale italiano e un po' non riesco a trovare un artista che possa mai cavarsi bene con noi. Ci sta. Ieri ci stavamo litigando, discutevamo su questa cosa e sono usciti tipo i nomi anche come Venerus. Altro fortissimo che sta uscendo. Questi sono tutti artisti che si sono fatti un nome comunque durante questa pandemia, quindi di fatto anche loro a livello di live hanno fatto qualcosa prima sicuramente, però non con la fama che hanno adesso, ecco.
Infatti sarà interessantissimo vedere proprio a livello culturale come si rivivranno i concerti, perché abbiamo avuto, cioè a livello paradossale c'è stato il cambio generazionale nel momento della pandemia. Sì, è vero. Quindi è stato un ricambio generazionale strano, cioè nel senso c'è stato un acculturamento della musica in generale, anche Venerus è un tipo di musica sofisticata che non si sarebbe ascoltato fino a un paio d'anni fa. Verissimo. Fatto un album che è un viaggio astrale. E quindi bello, sono contento per questa nuova generazione. Sì, più che altro perché si espande in tantissimi generi tanto diversi. Cioè non c'è più il pop, esatto, che è solo pop e che quindi va il pop, pop, pop. Sono tanti generi diversi che piacciono a comunque gente che ha la nostra età. E quindi dobbiamo assolutamente coltivarci sotto questo punto di vista. Allora lavorate tanto anche voi per coltivare questo e per creare nuova musica forte. Speriamo bene. Va bene ragazzi, vi ringrazio tantissimo, è stato un piacere, siete stati simpaticissimi e noi ci vediamo alla prossima puntata. Addio.